dopo la sosta si torna a parlare di Fantacalcio, prossima giornata che sarà tra un po', quindi metto la formazione, poi magari la cambieremo, vedremo. Comunque è necessario proseguire, mancano 13 giornate e serve cercare di rimanere nel gruppo di testa. Lui ha già messo la formazione, partiamo da lì, vediamo se sì, l'ha già schierata, comunque poi potrebbe anche cambiarla. 3-4-3 con Rui Patricio in porta, Augello, Tomori e Kier in difesa, El Shaarawy, Koulibaly, Juricic e Ferguson a centrocampo con Vlahovic, Leao e Beto davanti. Quindi questa è la sua squadra e adesso tocca a noi scendere in campo. Vediamo un attimo però se ho tre attaccanti disponibili, perché come immaginavo mi conviene passare al 3-5-2, perché in attacco non sono sicuro che in tre, cioè allora tre dovrebbero giocare. Il problema è che non voglio che mi entri Cissé al 70° come titolare, no? Per cui preferisco questo 3-5-2. Partiamo dalla porta. Vicario è ancora out. E andiamo di Falcone, trasferta difficile, però Carnesecchi, anche se è contro la sua ex squadra, ovvero l'Atalanta, però, o meglio, la squadra che lo ha mandato in prestito. Però vabbè, proviamo a andare su Vicario. In difesa, Parisi contro il Lecce. Poi proviamo Eizi Bue. E per il resto, Kim a fronte il Milan, preludio della Champions. Andiamo di Valeri, Cremonese in casa, che è una delle ultimissime chiamate in ottica salvezza, e quindi andiamo di Valeri. A centrocampo bisogna prenderne 5. Allora, Strefezza, Pereira contro il Bologna, poi Gyasi contro la Salernitana, andiamo anche di Vlasic a Sassuolo e Kostic, anche se, allora, ho visto che Allegri in conferenza ha detto che Kostic a disposizione potrebbe giocare, però visto che se non sbaglio settimana prossima o quella dopo la Juve gioca in Europa League, comunque non so se lo vuole rischiare visto che è tornato da poco, comunque io lo metto dentro, al massimo se non gioca gioca Ealing per la Juve e io metto primo panchinaro Diaz, mi subentra Brahim. Poi Soriano e Maldini. Davanti invece, davanti, Abram, sperando che giochi, anche qui non lo so. E poi andiamo ve di verde perché Dessers, e i cani abbaiano. Dessers, vabbè, lo eviterei. Cissé, men che meno. Verde per forza contro la Salernitana. Anche se nelle ultime giornate non è che abbia fatto così bene. Comunque, primo panchinaro, Nico Gonzalez. A Milano con l'Inter, trasferta difficilissima ovviamente per la Fiorentina, però mettiamolo primo panchinaro. Poi Dessers e Cissé. Questa è la mia. Comunque, mercato di gennaio è un attacco completamente inutile perché, vabbè, a parte Verde, Cissé e no, beh, più che altro Gyökeres non l'ho mai messo in campo. Vabbè, comunque, 3-5-2. Dubbi particolari in realtà non ne ho. Sta giornata, magari sul modulo, perché potrei anche mettere un 3-4-3 togliendo Kostic che è un po' in dubbio e mettendo in attacco Nico Gonzalez. Però onestamente andrei così. 3-5-2, Falcone in porta, Parisi, Eizi Bue e Valeri in difesa, Strefezza, Pereira, Gyasi e Vlasic a centrocampo, assieme a Kostic ovviamente, Abraham e Verde davanti. E a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.